Dimmi, secondo me troppo lenta. Come vedete, quando si raggiunge la frequenza corretta, gli indicatori diventano verdi. Quando invece si è troppo lenti o troppo veloci, gli indicatori rimarranno rossi. Perché immediatamente dopo è importante giungere le mani al centro del torace e iniziare a fare delle compressioni efficaci e profonde. La seconda parte di questa applicazione ci guida proprio su come fare le compressioni. È un metronomo che ci dice qual è la frequenza ideale e che è collegato all'accelerometro del telefono e quindi ci dice quali sono le nostre compressioni. Questa campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione al problema dell'arresto cardiaco. È un invito del Parlamento europeo del 14 giugno del 2012, proprio perché diciamo che l'arresto cardiaco è una strage silenziosa. Sono 600.000 morti anno in Europa e ogni giorno è l'equivalente di due jumbo jet che precipitano. Il problema dell'arresto è che bisogna intervenire subito, rapidamente, e quindi il tempo per l'arrivo dei soccorsi professionisti spesso non c'è. Il 70% degli arresti cardiaci avviene in presenza di testimoni, perché avviene nei luoghi di lavoro, nella scuola, per strada, nei supermercati, e quindi chi è presente dovrebbe sapere cosa fare. Parlo a nome del Council Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare, abbiamo raccolto l'invito del Parlamento Europeo e abbiamo coinvolto le istituzioni, le società scientifiche, le professioni, trasversale a tutti, e sviluppato dei materiali facili. Il messaggio è rassicurare le persone che possono soccorrere e che le manovre sono semplici e sicure. Sono rappresentate qui in 8 passi. Prima cosa, accertarsi dell'evento, cioè se è in arresto, quindi se risponde, lo scuoto gentilmente, chiamare aiuto, controllare se respira. Se non respira, chiamare il 118 e a questo punto avviare il massaggio cardiaco e, se c'è un defibrillatore, collegare il defibrillatore che ci dice esattamente che cosa fare.